In giro per la Sicilia, ho scoperto una band molto interessante, anche dal nome molto interessante, Sax and the City. Sax and the City, sì. Come è venuta questa idea? Innanzitutto sto parlando con Marcella Catanzaro, Marcella Catanzaro, sono una clarinettista, faccio parte del gruppo, suono il sax contralto, quindi principalmente è un gruppo di sassofoni, la caratteristica appunto perché abbraccia tutta la famiglia dei sax, quindi abbiamo contralto e due contralti, un soprano, il tenore e anche il baritono, arricchito con una parte armonica del basso e la parte appunto ritmica della batteria. Sax and the City perché diciamo richiamiamo il famoso telefilm Sex and the City e quindi abbiamo voluto giocare su questa cosa e così è nato questo nome, volevamo un nome un po' originale, abbiamo pensato a questo e devo dire che ci ha portato fortuna perché la band sta andando abbastanza bene, abbiamo un repertorio vastissimo, siamo richiestissimi e praticamente la particolarità poi sta nel fatto che appunto facciamo un repertorio assolutamente esclusivo perché tutti i brani sono scritti per la nostra formazione che è inusuale. Avete scoperto di avere un grande sax appeal. Sì, è così infatti. Si spera di creare, cerchiamo di creare un feeling con il pubblico e appunto proprio per questo non abbiamo voluto diciamo standardizzare un genere, dedicarci solo ad un genere musicale, ma abbiamo cercato di ampliare, facciamo un genere molto vasto che può arrivare, appunto diffonde la cultura musicale a tutte le persone, quindi accontentiamo i più grandi, accontentiamo anche i giovani e questa sera in particolare abbiamo scelto un repertorio che ricorda tutte le melodie diciamo famose degli anni passati, a partire dagli anni 30-40 in America, quindi anche qualche standard jazz, la musica pop, gli anni 60-70, qualcosa addirittura, c'è qualcosa di particolare, ad esempio un brano di musica elettronica ripreso e riadattato per i nostri strumenti, per cui diciamo lavoriamo molto, ci divertiamo perché prendiamo dei brani molto famosi e li trasformiamo molto sax, quindi l'effetto diciamo si sente la melodia ma l'effetto è completamente diverso. Thank you.
il sax è uno strumento molto sensuale di, come musica, come suono, ma fate solo strumentale o avrete anche una voce umana in mezzo a questi sax? Allora, ci piacerebbe tanto, per adesso però non è prevista, anche perché siamo già in tanti, siamo in 7 e quindi poi abbiamo delle difficoltà a livello commerciale, diciamo, perché se in tanti è difficile anche proporsi per problemi di spazio, per problemi di disponibilità, è anche molto difficoltoso poi riuscire a provare, ad incontrarsi, perché noi siamo tutti professionisti, abbiamo comunque suoniamo anche altri strumenti, suoniamo con diversi gruppi, con orchestre, quindi questa è veramente una scommessa che abbiamo voluto fare e ci crediamo tanto e ci vediamo veramente la sera tardi, cioè facciamo tanti sacrifici per tenere questo gruppo e per lavorare con il gruppo. Esiste questo sodalizio di sax? È relativamente recente, diciamo, un annetto. All'inizio è nato per gioco, forse un po' più di un anno fa, proprio nell'idea di divertiamoci, ma non, nessuno pensava di poter avere poi un continuo a livello, appunto, di proporlo in pubblico. Poi abbiamo visto che la cosa funzionava e quindi siamo andati avanti. Thank you.
bellissimo. Poi se c'è tanto amore e sax, amore e sax. Poi ho visto c'è anche un bel contrabbasso là, un bel Fender contrabbasso, sì, una bella batteria. Batterie e percussioni, ed inoltre abbiamo nascosto lì anche un piccolo un clarinetto, perché io poi, che appunto sono una clarinettista, farò anche qualche brano col clarinetto per cambiare un po' il timbro, far dare un tocco diverso ogni tanto all'ascolto. Avete in ballo qualche lavoro discografico o preferite fare queste trasferte, queste uscite nei locali, nelle hall degli alberghi, sale, congressi come fanno di solito? Ho scoperto da queste parti che usano molto gli alberghi ed è bellissimo questo. Sì, sì, diciamo che per adesso stiamo lavorando molto nei locali, feste private, questo perché? Per cercare di avere un riscontro dal pubblico, cioè per capire dal pubblico cosa il pubblico si aspetta da noi, come possiamo migliorare. Dopodiché sì, abbiamo già parlato effettivamente di poter anche registrare, anche autofinanziandoci, non è diciamo, però ci piacerebbe tanto. Questa è la passione. Esattamente, ci piacerebbe tanto, se la cosa va, quando ci sentiremo poi insomma di poterlo fare un piccolo CD, distribuirlo per farci conoscere meglio. Contentissimo di aver conosciuto un musicista così saxy. Grazie, grazie. Saxy, effettivamente, contralto dicevano. Io sì, questa sera suono il contralto, di solito suono sia il contralto che il soprano. Sarebbe il sax, questo sax dritto sax che alto, vediamo, così io mi faccio soprano, una cultura. Il sax soprano. Quello lì. Ah, questo ricubo, qua, però. Mi faccio una cultura. Qual è questo? Quello lì, quello è il contralto, sax alto, sono due. Siamo due sax alto, sì, poi un soprano, un tenore e un baritono. Mi sto accostando da poco in questi strumenti, poi c'è solo. Come solo? Viene chiamato solo. Sì, quando si esibisce, diciamo. Sax solo quando insomma. Io lo, perché siccome. Esce fuori come protagonista in questo senso. Proprio un assolo. Non è un solo come tipologia di sax. Allora sarebbe alto. Sì, sax alto, no, il tenore è più alto del sax alto. Vedi, dobbiamo imparare le cose o no? È una questione di estensione, la famiglia dei sax appunto è composta da tanti sassofoni, ognuno legge in una chiave diversa perché ha un'estensione diversa, una caratteristica timbrica diversa ed insieme si amalgamano molto bene. È inutile dire qual è il più bello dei quattro perché ognuno ha una sua funzione. Esattamente, no, ma a parte che ha un timbro molto molto particolare il sax nelle diverse estensioni e insomma è accattivante, è veramente uno strumento che piace tanto. Molto sax. Esattamente. Apprendiamo a vedere e soprattutto a sentire
i loro pezzi che questa sera spazieranno, hai detto da... Abbiamo standard jazz latinoamericano, pop italiano, qualcosa che riguarda le colonne sonore, qualcosa che riguarda melodie riprese anche dai cartoni animati e riviste in forma di samba, in forma di mambo. Cioè giochiamo molto anche su queste sperimentazioni ritmiche, cioè come cambiare, come variare un brano dal momento che li scriviamo completamente da capo per la formazione, ci scherziamo un po'. Cose che vi farò sentire dopo, giusto per magari qualche invitino su in Lombardia o in giro per l'Italia, non si sa mai. Credo che saranno molto graditi gli appassionati della musica. Da Aci Reale a Flora Caffè. La Simona, a Marcella Catanzaro, Renato Garbin, Live Music Lombardia, vi salutano e vi faccio ascoltare questi pezzi qua, ascoltare bene. Sceglierai quale ti piace di più e metterai il tuo preferito. Ce ne saranno tanti.